Allora, buongiorno, sono Sonia Albanese e sono la responsabile della cardiochirurgia delle aritmie dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Oggi partecipo al forum Salute e Sanità qui alla Leopolda di Firenze perché ho preso parte a questo tavolo del Gender Gap insieme alle colleghe Martino, Grimaldi e Pisani. Abbiamo lavorato tutta la giornata perché Gender Gap rappresenta in questo momento il vero problema da risolvere nel contesto non soltanto italiano ma anche europeo. Dai dati del WEF, infatti, si evidenzia come nei parametri che sono stati analizzati su 156 paesi che hanno analizzato prevalentemente l'economia, la politica, l'istruzione e la salute della donna, il divario è stato colmato all'80%, ma quando si va a vedere il dettaglio di questi parametri si vede che mentre la salute e l'istruzione rappresentano un diritto colmato al 90%, quello che invece è la rappresentanza politica è al 22% e quello che è il gender gap economico rimane al 50%. Quindi vediamo bene dove il divario deve essere colmato, dove la forbice deve essere sanata. E l'Italia purtroppo su questi 156 paesi si presenta al 63° posto, ma quando andiamo a vedere la parte economica è ancora più in basso. Ora forse è il momento opportuno per dare una risoluzione al problema del divario del gender gap. Il PNRR, per quello che riguarda la Vision 6 e quindi i fondi che arriveranno, nonché la certificazione di genere che è stata appena varata nel marzo di quest'anno, la fondazione dell'Osservatorio del Femminile e anche il richiamo alle politiche della conciliazione, tutte queste misure devono essere messe insieme affinché si possa arrivare a quella che è una vera equità di genere e a un vero rispetto del femminile, a costituire per il 2030, in rispetto di quelli che sono i Sustainable Development Goals, una vera cultura partecipativa e di rispetto del genere femminile che ci permetta di esistere come persone e non più come una diversità. Vi ringrazio per l'attenzione.